Buongiorno, siamo qui oggi con Donatella Marino, produttrice delle alici di Menaica, una specialità tipica e un'eccellenza del nostro Cilento. Salve Donatella. Quando avete aperto il primo laboratorio di produzione di queste alici? Il primo è stato aperto nel 2000, proprio all'inizio, un piccolissimo laboratorio di pochi metri quadri, sì. Da cosa deriva il termine Menaica? Menaica è sia il nome della rete per la tecnica di pesca che la tecnica di pesca per queste alici, una tecnica come vengono pescate, una tecnica antichissima che abbiamo ereditato dagli antichi greci. So che siete presidio Slow Food, puoi spiegarci cosa significa? Lo Slow Food è un'associazione mondiale che tutela tutte le piccole coltivazioni e produzioni che si stavano perdendo, quindi è una sorta di garanzia per noi che il nostro prodotto è tutelato in qualche modo sia da noi che produciamo, sia da chi ci sostiene con lo Slow Food. È come se fosse una grande banca dati mondiale che tutela sia la biodiversità sia le tradizioni. Cosa producete oltre alle alici? Oltre alle alici noi trasformiamo tre tipi di tonno, lo sgombro, le alici sia di pescate con la Menaica che con la circuizione, e da quando siamo a Castellabate anche la triglia rossa di Licosa. Oltre a, diciamo, a vendere i vostri prodotti in Italia, li esportate anche nel mondo, fuori confini? Sì, abbiamo una buona vendita nel resto di Europa e anche in America. Come avviene la preparazione di queste famose alici? Le alici di Menaica vengono semplicemente messe sotto sale con un sale marino artigianale, lasciate stagionare almeno 90 giorni e dopodiché vengono vendute sia sotto sale che sfilettate in olio. Avete avuto riconoscimenti per il vostro lavoro? Riconoscimenti vari, tantissimi, soprattutto da chef anche stellati e non, ma molto famosi, che poi sono diventati amici. Poi abbiamo soprattutto una caratteristica: il nostro laboratorio è certificato kosher, quindi possiamo vendere anche nei negozi per gli ebrei, proprio perché abbiamo un disciplinare molto molto rigido. Hai parlato di chef famosi, puoi dircene qualcuno, qualche episodio particolare? Episodi particolari in 20 anni potrebbero essere tantissimi. Siamo molto amici con Vissani o in questo momento altri nomi. Mi vengono anche in mente, però non ci tengono molto ad avere pubblicità in questo senso, per questo cerchiamo di non sbandierare le cose. Ok. Puoi fare un saluto ai ragazzi di Wii Station Cilento? Un caro saluto a voi ragazzi di Wii Station Cilento da parte mia. Quando volete siete sempre benvenuti in laboratorio. Grazie.